allora andiamo un pochino sul vivo della ricerca con il vicepresidente Antonio Canzian, nonché il coordinatore nazionale delle regioni italiane delle province autonome. Prego, vicepresidente. Grazie, buongiorno a tutti. Permettetemi innanzitutto di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, tutti voi, in particolar modo i rappresentanti delle associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, Fede e Distribuzione, i rappresentanti dei consumatori, i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e in particolar modo vescovi di Senigallia, Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Ancona, che hanno svolto ultimamente un ruolo attivo anche su queste tematiche. Poi ovviamente la tavola rotonda esplicita meglio quello che sto dicendo. Io credo che questa iniziativa, questo convegno che noi abbiamo voluto svolgere a Senigallia, nella regione Marche, rappresenti un po' un punto di partenza per iniziare in maniera un po' più seria, mi permetto di dire, rispetto a come abbiamo vissuto il confronto in questi ultimi 2 o 3 anni sul tema delle politiche relative al commercio, possa rappresentare un punto di partenza perché sgombri il campo da una semplicistica visione o da alcune semplicistiche considerazioni che in questi ultimi 2 anni noi siamo stati costretti a fare, e cioè ad una sorta di contrapposizione. Sembrava che il tema è sempre in alcuni momenti di questo paese, del dibattito, del confronto di questo paese, che il tema della liberalizzazione, delle liberalizzazioni, sia un tema che riguardi il confronto a volte aspro tra grande distribuzione e esercizi commerciali di vicinato. Io credo che noi dovremmo essere in grado di ampliare un po' il nostro sguardo e di affrontare, spero in maniera compiuta e in maniera anche più conseguente, soprattutto nel confronto con il governo, di affrontare in maniera più compiuta il tema di che cosa noi intendiamo per quando parliamo di politiche governative o politiche regionali attinente al commercio. Dico questo perché oggi questa iniziativa parte da questo tema, no? Noi tutti sappiamo, è stato ricordato dal Presidente Spacca, dal collega Menucci, con il quale abbiamo confronti quasi circa quindicinali in sede di Commissione Attività Produttive e Commercio della Conferenza delle Regioni. Vi assicuro che questo tema che oggi proviamo un po' ad affrontare e speriamo a risolvere in alcuni aspetti è un tema che abbiamo affrontato ogni mese. Devo dire con scarso riscontro nel confronto con il governo e con tutti i governi che da alcuni anni si sono succeduti. Abbiamo avuto difficoltà a confrontarci anche su tematiche molto più ampie rispetto a quella della liberalizzazione, e questo probabilmente è stato anche un motivo di frustrazione per quanto ci riguarda, di incomprensioni probabilmente su alcune tematiche specifiche. Solo una volta c'è stato davvero un confronto importante, ampio, lo ha ricordato Menucci, riguardante il commercio su aree pubbliche, gli ambulanti. Lì davvero abbiamo trovato un riscontro importante del sottosegretario De Vincenti e abbiamo raggiunto una sintesi, una composizione di vari interessi, interesse pubblico ma anche l'interesse degli esercenti di attività commerciali, che ha portato ad una soluzione che a mio modo di vedere può rappresentare anche l'apripista per risultati importanti attinenti al tema della liberalizzazione. Noi siamo partiti dal decreto legge 201 del 2011, il cosiddetto decreto Salva Italia, che ha introdotto la liberalizzazione per quanto riguarda gli orari di apertura degli esercizi commerciali e le aperture domenicali e festive, e ha rappresentato, non ci nascondiamo dietro un dito, un po' la punta di un processo di liberalizzazione che io mi permetto di dire nel nostro paese probabilmente è stato interpretato più come un tana libera tutti, lo sintetizzo con una battuta facilmente comprensibile, più che con una capacità di governare il tema delle liberalizzazioni in modo compiuto e soprattutto rispettoso delle esigenze di tutti e delle esigenze dei territori. Diceva Menucci, e questo lo affrontiamo frequentissimamente in sede di commissione della Conferenza delle Regioni, noi ci troviamo di fronte a colleghi, il rappresentante, l'assessore della Sicilia e l'assessore
del Trentino Alto Adige hanno oggettivamente esigenze diverse rispetto ad una applicazione omogenea, comune, identica per quanto attiene l'intero territorio nazionale. Quindi anche da questo punto di vista io credo che il governo dovrà in qualche modo consentire che i territori, quando dico i territori, in questo momento il governo istituzionale più rappresentativo da questo punto di vista sono i governi regionali, abbiano la capacità di poter in qualche modo governare il processo di liberalizzazione secondo le esigenze del proprio territorio. E questo lo dico perché prima dell'emanazione del decreto legge 201 in Salva Italia, in realtà in molte regioni si stava affrontando in maniera, mi permetto di dire, ragionata, consapevole e soddisfacente la gestione delle aperture, della liberalizzazione delle aperture degli orari dei negozi e soprattutto le deroghe domenicali e festive. Nella nostra regione, ma credo anche in altre regioni, eravamo giunti, diciamo così, ad una sorta di consensuale raggiungimento di un obiettivo che individuava, in base alle peculiarità della nostra regione, un numero di deroghe domenicali e festive, ripeto, era sostanzialmente condiviso da tutti gli attori che sedevano intorno al tavolo. Poi è arrivato il Salva Italia e ha sostanzialmente sgombrato via, spazzato via ogni possibile capacità di interlocuzione, di confronto e di raggiungere una mediazione che potesse essere soddisfacente per tutti. La giornata di oggi io ho apprezzato sia nell'intervento del nostro presidente che di Menucci, che hanno già messo sul tavolo tanti argomenti, tante tematiche che forse meriterebbero di essere affrontate in maniera singola e in maniera più pregnante ciascuna di esse. L'iniziativa di oggi, che ripeto, è una sorta di apripista per un confronto, spero fruttuoso nei prossimi mesi, anche nei prossimi anni, parte da una esigenza, cioè quella di cercare di sgombrare il campo da alcune certezze o alcune incertezze circa le ricadute sul territorio dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, delle liberalizzazioni così come le abbiamo vissute dal 2011 ad oggi. Anche perché occorre, a mio modo di vedere, quando si parla non solo di commercio, ma in generale quando si parla di argomenti importanti, essere suffragati, essere diciamo così sostenuti da dati certi, da numeri, da considerazioni che poi facciano prendere a chi ha la responsabilità istituzionale di indicare una politica, possibilmente faccia assumere decisioni importanti e conseguenti. Il decreto legislativo 201 diciamo così partiva da un assunto, e cioè che le liberalizzazioni degli orari e delle aperture domenicali e festive doveva avere un riscontro in termini di aumento dei consumi, partendo dalla premessa che maggiore è l'apertura dell'offerta di prodotti e più il consumatore è invogliato a recarsi presso gli esercizi commerciali. Quindi creare poi occupazione e in terzo luogo, ma non ultimo, favorendo la concorrenza, apportare dei benefici per i consumatori. Ecco, questi per esempio sono già tre, tra virgolette, assunti che andranno verificati e lo studio che noi come osservatorio regionale sul commercio abbiamo promosso e affidato al coordinamento della Politecnica delle Marche, rappresentata dal professor Gianluca Gregori, che ringrazio per questo voluminoso lavoro, ha il compito anzitutto di conoscere senza possibilità, per così dire, di diverse interpretazioni, i dati, i numeri e poi poter assumere le decisioni conseguenti. L'altro elemento però che io mi permetto di sottolineare e di porre anche alla vostra attenzione è che oggi, a mio modo di vedere, la rete commerciale non può più essere considerata esclusivamente come un elemento, come dire, che riguarda il singolo esercente. Il tessuto commerciale, e qui faccio riferimento a un documento, a mio modo di vedere, molto molto bello e pregnante della Commissione europea, in particolar modo del gruppo di lavoro coordinato da Johannes Hahn, coordinatore delle politiche regionali, e che ha come titolo Cities of Tomorrow, le città del futuro.
un documento estremamente importante, cioè da dire che la Commissione Europea a volte e spesso produce dei documenti davvero illuminanti, davvero che fanno capire di qui ai prossimi 10 anni dove si andrà e si dovrà andare a parare. In questo documento viene un po' ridefinita la definizione di città, e la città viene definita come un luogo in cui la partecipazione, la democrazia, la coesione sociale sono elementi essenziali per lo sviluppo della città, ma anche un luogo dove i servizi sanitari, sociali, il tessuto commerciale è fondamentale per definirne la qualità urbana, la rigenerazione urbana, e quindi un elemento essenziale per definire e per sottolineare la coesione sociale di quella comunità. Ecco che quindi, se noi assumiamo anche il ruolo del tessuto commerciale, di questa successione di esercizi commerciali che fortunatamente ancora fanno la ricchezza, la bellezza, la qualità dei nostri centri urbani, ecco, se vediamo anche questa connotazione, io credo che il tema delle politiche commerciali, delle politiche che riguardano il commercio, sia governative che regionali, devono necessariamente assumere un'altra visione, un altro contesto, un altro ruolo. E quindi ecco perché dicevo all'inizio, io spero e auspico che il tema delle liberalizzazioni non si riduca a un esercizio banalmente di contrapposizione, di confronto tra grande distribuzione e singolo esercizio commerciale, perché non è, o almeno non è solo questo il tema della discussione. È chiaro che il decreto 201 introduce anche elementi importanti che riguardano, diciamo così, la ricaduta sociale che ha questi contenuti hanno nel nostro tessuto sociale. Io mi riferisco anche a contenuti etico-sociali, il significato della famiglia, del tempo libero, il diritto dei lavoratori, i diritti dei lavoratori e quant'altro. Sono tutti elementi, aspetti che vanno assolutamente presi in considerazione e non avulsi da un contesto più ampio che credo possa e debba fare la differenza. Ecco, credo che di qui ai prossimi mesi l'azione delle regioni, e noi abbiamo con le regioni Marche la responsabilità di coordinare la commissione attività produttive e commercio della conferenza delle regioni, insieme a Melucci, che io tra l'altro ringrazio per, non solo per la competenza ma anche per l'identità di vedute che noi abbiamo su questo come su altri temi, ma anche insieme agli altri colleghi delle regioni possiamo, a partire dai contenuti di questo convegno, di questa iniziativa, iniziare un percorso che sia un po' meno asfittico e un po' più compiuto nel disegnare l'idea che noi abbiamo di città e anche di politica a sostegno del commercio. Nella Regione Marche noi abbiamo attuato politiche che voi conoscete tanto e più di me probabilmente, di sostegno soprattutto al tessuto commerciale dei nostri centri storici, dei nostri tessuti urbani. Abbiamo anche cercato di compendiare, di tenere insieme le esigenze, come dire, che provengono da un cambiamento di stili di vita, di necessità, di bisogni dei cittadini, e quindi abbiamo anche approcciato al tema della grande distribuzione con notevole, a mio modo di vedere, serietà. Ora però è il tempo di uscire da questa, tra virgolette, contrapposizione asfittica e ragionare in termini più ampi, a partire da oggi, dai contenuti che verranno fuori, ma poi con un'interlocuzione, e qui mi riferisco in particolar modo al rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, a partire da un confronto che sia più, diciamo così, pregnante, costruttivo e soprattutto disponibile ad ascoltare le esigenze di ciascuno. Noi abbiamo avuto la percezione in questi ultimi 2 o 3 anni di una scarsa disponibilità del Ministero, dei governi che si sono succeduti, a ragionare anche su questo e a tener conto che l'Italia è uno splendido paese, ma con diverse articolazioni, esigenze, realtà che vanno in qualche modo tenute da conto. Non è possibile non avere un'interlocuzione forte con le regioni, finalizzato ovviamente a
valorizzare il tema delle liberalizzazioni. Qui non vuole essere, il messaggio non vuole essere che le regioni resistono alle liberalizzazioni. Le liberalizzazioni sono state un elemento di innovazione per questo paese, ovviamente, interpretate in modo piuttosto discutibile. Su questo tema che oggi affrontiamo, per esempio, mentre in Italia è stato affrontato, come dicevo all'inizio, con una sorta di tana libera tutti, in altri paesi analoghi al nostro, la Francia e la Germania, sono stati affrontati in maniera diversa. Quindi evidentemente c'è una modalità diversa da poter porre sul tavolo. È evidente che occorre un'interlocuzione forte con il governo, e questo credo che interpretare anche le aspettative anche di Melucci e degli altri colleghi delle altre regioni, faremo di qui ai prossimi mesi. Grazie.